ai giovani, credo degli assessorati comunque molto importanti. Di Anche rivalta. Rivalta sarà toccata pesantemente da questo progetto, in modo da doverne addirittura ripensare all'identità. Ma non è questo solo che interessa, perché non interessano soltanto i territori toccati. È un discorso molto più ampio quello che bisogna fare e quello che è stato fatto. Un discorso che anche a partire dal risultato dei referendum deve tenere conto della volontà dei cittadini che si stanno riprendendo il bene comune, e quindi il concetto di bene comune è il concetto che sta ritornando importante e forte. Allora, un'opera inutile è un'opera che contravviene al concetto di bene comune. Io come assessore ai giovani sento dire che quest'opera porterà sviluppo, porterà lavoro per i giovani. Non è vero, è una mistificazione. È un'opera che nel migliore dei casi potrà essere ultimata nel 2035, non porterà nessuno sviluppo per i nostri giovani di oggi. Invece ci induce a pensare, proprio conoscendola molto bene, quindi non avendo un pregiudizio, ma un giudizio pesante su quest'opera, ci induce a pensare che la politica è ora che cominci a pensare ad un nuovo modello di sviluppo, perché i modelli di sviluppo che si basano sulle grandi opere, sulle cementificazioni, non sono modelli di sviluppo proponibili. Dobbiamo veramente pensare ad altro.